Ormai possiamo dire che quando ci sono delle manifestazioni veramente importanti sul calcio sei sempre presente come protagonista assoluta. Beh, sei troppo gentile, grazie. Ma sai che a me piace, mi piace soprattutto lavorare con Michele Criscitiello, un grande giornalista, un grande conduttore, insomma c'è sempre da imparare da lui, quindi vengo molto volentieri nelle sue trasmissioni. Una bella premiazione anche stasera, come era già avvenuto a gennaio per il Gran Galà, stasera a conclusione del campionato i grandi riconoscimenti per i migliori del campionato. Devo dire di sì, poi la seconda volta che vengo qui a Castiglioncello, sempre per la top 11, quindi la seconda volta che insomma, sono su quel palco con Michele e devo dire che è stata una gran bella serata. E adesso siamo nel pieno del calciomercato e tu naturalmente sei ansiosa per le sorti della Juventus, per vedere come verrà costruita la squadra. Beh sì, insomma, c'è sempre curiosità e tanto entusiasmo, è già una squadra molto forte, ne ha dato le prove, e, insomma c'è sempre modo di rafforzarla, quindi benvengano i grandi giocatori. Tra i grandi giocatori è arrivato Tevez, ti piace? Non da un punto di vista estetico, immagino. L'hai detto tu, io non ho detto niente. Beh, però insomma l'importante è che ha delle ottime qualità e l'importante è che faccia bene il suo lavoro. Poi per il resto non ci interessa. Ecco, ti interessa naturalmente quest'anno per la Juventus, oltre allo scudetto probabilmente anche la Champions, l'accoppiata che non è riuscita l'anno scorso. Beh sì, insomma, bisogna sempre pensare positivo. E, come dicevo, è una squadra che ha dato tanto e speriamo per il prossimo anno. Ti si parla molto a proposito della Juventus anche di Jovetic, lo vedresti bene in bianconero oppure no? Ma sai che i grandi giocatori, i grandi campioni stanno tutti molto bene con la maglia bianconera, quindi ben venga. Quindi fai il tifo anche per Jovetic perché arrivi? Assolutamente, beh insomma il mercato è duro e speriamo che si concluda al meglio per ogni squadra. Ecco, una battuta anche sugli altri grandi campioni del campionato italiano, c'è Cavani che potrebbe abbandonare l'Italia per andare all'estero. Paris Saint-Germain, dici? Ma insomma ne abbiamo parlato anche questa sera e è tutto un punto interrogativo, non si capisce, tutti fanno finta di non sapere ma in realtà sanno, quindi insomma ci si aspettano delle grandi novità e sicuramente Criscitiello e tutto lo staff saranno in grado di dare tutte le novità del calciomercato. Le novità invece che riguardano te quali saranno? Novità, insomma tanti progetti in vista, progetti a cui sto lavorando e ovviamente sai per Scamanzia non si dice, quindi insomma spero che possano andare in porto, poi si vedrà. Il mio lavoro mi piace, quindi quando ci sono persone che mi seguono e fanno il tifo per me, insomma ti dà motivo di orgoglio.